Dottoressa Monterosso, direttore della Fondazione Federico II, buonasera. Buonasera a voi. Grazie, grazie per averci ospitati tutti quanti per questa Assemblea Nazionale del SIEDAS. In realtà è un sogno di vitalità rispetto a temi forti e alla garanzia che c'è chi cura la cultura. Quindi grazie sentitamente a voi, perché in questi 5 anni di attività abbiamo costruito una dimensione in cui chi veramente si prende cura dello sviluppo della società in maniera seria attraverso le varie forme di competenza ha sempre trovato qui la propria casa. È il nome, nome nomen, no? Federico II, che effettivamente è stato portatore e accudimento vero della cultura, ritrova qui tra queste mura il SIEDAS, che fa la stessa cosa in tempi moderni. Devo dire anche con una metodologia molto difficile da realizzare, perché l'approccio del diritto, dell'approfondimento giuridico, delle varie spigolature a tutela di chi pratica e realizza cultura, arte, spettacolo, con una mappa concettuale che è quella del mondo delle arti liberali, non è facile. Non è facile. Quindi grande capacità di unione, di un filo conduttore geografico per tutta Italia. È veramente importante che nel meridione d'Italia, il presidente Aversana in questo ha fatto un lavoro ulteriore, sia sottolineato una comunità pensante e riflessiva che lavora per una crescita culturale. Il PNRR lo pone con attenzione e non abbiamo alibi, perché ci sono anche le risorse. Ha detto una cosa giustissima sul PNRR. Quali sono i progetti invece della Fondazione assolutamente in quest'ottica? Ma in realtà la Fondazione ha rivisitato completamente il concetto di fruizione del bene culturale, aprendolo a 360 gradi, non soltanto, intanto non al turista, perché sembra quasi una categoria merceologica, ma al visitatore, che è un cittadino che ha il diritto di appropriarsi di una storia ampia, di una storia in questo caso europea. In un sito UNESCO questo ha un significato maggiore, perché il significato immateriale del messaggio che noi custodiamo di dialogo, di incontro, è esattamente importante come la tutela di ciò che percettivamente cogliamo come prezioso andando in giro per il palazzo e la Cappella Palatina. Quindi i molteplici percorsi di visita sono nati negli ultimi 5 anni, prima era visitabile soltanto la Cappella Palatina e alcune porzioni del palazzo sono state riaperte perché materialmente sono state demolite le inibizioni. Il corridoio medievale che avete attraversato era murato. Basti pensare. Lo ricordo da palermitana. Ecco. Lo ricordo. Grazie. Quindi, e poi l'innovazione. Il patrimonio culturale ha bisogno di innovazione, di progetti mirati per la tutela materiale, per la custodia nel senso più ampio del termine, ma l'applicazione di nuovi modelli ci permette, attraverso uno strumento che anticamente è stata la tecnica, oggi è la tecnologia, di vivificare, trasferire e preservare il nostro patrimonio. Giorno 20 settembre abbiamo inaugurato a Palazzo Reale lo spazio Meta, che nasce da un'idea di una start-up supportata da Invitalia all'interno proprio di questo percorso importante del modello innovativo e della vita, grande vita che devono avere le nuove e giovani start-up in cultura. La ringrazio veramente tanto, dottoressa, grazie mille.